Cosa chiede alla squadra e anche ai tifosi che saranno presenti domani allo stadio per centrare l'impresa contro la Juventus? Grazie. No, è una gara importante perché si gioca per andare a una finale contro una squadra forte, contro un risultato che non è facile, però va provato fino alla fine con tutte le forze di passare, ecco. Bisogna credere, bisogna fare una partita perfetta. Non sbagliare niente, andare con tutte le forze, ecco, questo è un obiettivo nostro e poi vediamo cosa succede, ecco. Prego, Cardone. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere quanto manca questa Lazio per essere proprio la Lazio che hai in mente te e se quella che abbiamo visto nel secondo tempo col Genoa, con la determinazione, insomma certi meccanismi migliorati rispetto a qualche partita precedente, può bastare a ribaltare questo risultato. Ma guarda, per ribaltare, come ho detto prima, bisogna fare veramente tutte cose per bene, ecco. Poi di miglioramenti, di percentuali, di quanto manca, quanto non manca, è sempre difficile da ragionare, è sempre difficile di capire. Penso che abbiamo fatto tante belle partite da quando sono arrivato io, ho imposto un calcio diverso. Come dico io sempre, io non mi accontento mai, sempre cerco di migliorare, di crescere. Poi, come ho detto, dopo la gara a volte magari fai magari un passettino indietro per andare due in avanti. Io sono contento di percorso che abbiamo tracciato, che lo stiamo facendo. Vedo grande convenienza anche da parte dei giocatori, grande partecipazione, la voglia di fare le cose giuste, anche piacere di trovarsi in questo calcio che vedo nei tutti i giocatori, ecco, diciamo che siamo sulla strada giusta, ecco. Buonasera mister, le volevo chiedere che tipo di partita servirà per rendere l'impresa, che comunque è molto difficile, come diceva lei, per renderla possibile. Diciamo, quello che è successo in campionato contro la Juve e quel tipo di prestazione che avete fatto può essere una sorta di bussola, un modello da seguire anche per domani sera? Guarda, abbiamo fatto due gare contro loro, poi come dico e come sapete voi, ogni partita è per se stessa, cambia tutto, cambia momento, cambia interpreti, poi c'è una base che è sempre stessa, però poi sono tanti particolari che la possono indirizzare in una partita di un tipo genere o altra, ecco. Sicuramente è difficile, però d'altra parte è anche bello perché è bello del calcio è questo. Bisogna credere, bisogna veramente andare con tutte le nostre carte che abbiamo. Sarà una partita, io spero che sarà una partita lunga, ecco. E vediamo, ecco, io i ragazzi li ho visti molto motivati, molto, molto. Loro ci credono, ecco, perché è bello quello che ho visto. Poi abbiamo fatto poco perché era da recuperare. Oggi facciamo rifinitura e scegliamo quelli che partono domani, ecco. Mister, mi leggo a quest'ultima sua considerazione. Le scelte magari le farà a pomeriggio, però ha idea se ripartirà da Castellano, se a cosa manca questo ragazzo per arrivare ad una svolta o se ha visto bene Ciro magari come il ballottaggio tra i due. E volevo chiederle anche di Guendouzi se è pronto per rientrare o ancora no. Grazie. No, Matteo ha fatto due lamenti, belli e traconvocati. Ciro ha fatto ieri il lamento e sarà convocato. Invece Tati, gli ho parlato ieri, abbiamo fatto una bella chiacchierata di capirci meglio ancora uno tra l'altro. È un ragazzo per bene, uno un ragazzo che ci tiene tanto, a volte anche troppo. C'ha delle doti molto interessanti che non li ha ancora espressi al massimo, questo è ovvio e lui si rende conto di questo e questo li anche pesa. Io ho provato e provo e cerco sempre di tirare il massimo di tutti i giocatori, ecco. Per me ha fatto contro Salernitana una gran bella gara, anche se non ha segnato, ecco. Lui poi sono attaccanti che li pesa sempre quando non segnano, invece devono concentrati sempre sui fatti da fare, ecco.
Io do sempre consigli in quella direzione, di non pensare a gol invece di pensare come arrivare a gol, ecco, che è una medicina che può aiutare non solo attaccanti ma anche altri giocatori. Volevo chiedere, lei più volte ha escluso Luis Alberto, e dopo le ultime due prestazioni le volevo chiedere se magari per il prossimo futuro e da domani può essere utilizzato in pianta stabile, e se Felipe Anderson tornerà definitivamente nel suo ruolo per questo finale e quindi da domani, cioè quello del reparto offensivo. Grazie. Felipe Anderson che torna al suo ruolo, non ho capito, qua, sì, cioè il suo ruolo naturale. L'ha utilizzato più volte, diciamo, nella mediana, e poi nelle ultime due gare invece è tornato nel suo ruolo offensivo, quello che ha sempre fatto, no? Parlo di Anderson. No, lui è sempre giocato nei suoi ruoli tutte le gare con me, nel senso che il suo ruolo è anche sulla fascia, tutta la vita ha fatto sulla fascia. Basso, intendo dire. No, lui era alto, ecco. Lui era alto, faceva là e poi ora gioca dietro là. D'accordo, Francesco. Mi dispiace. Sì, mi dispiace per lei. Sì. Da quello che ha che sì, si è visto. Sì, non, era sulla fascia o era centrale? Però era sempre uno di attacco. Lasciamo rispondere il tecnico. Era sempre uno di attacco, solo che ora è centralmente, prima era su attacco sulla fascia, ecco. Va bene, comunque. Invece Luis Alberto. Grazie. Ecco. Luis Alberto ha giocato tanto. Qualche partita non è giocata, invece ha giocato quasi sempre, ecco. Mister, oggi Lotito ha detto che crede tanto in Tudor e soprattutto è felice e contento del carattere che ha portato a questa Lazio. Per fare l'impresa basta il carattere o cosa serve in più a questa Lazio per ribaltare, insomma, il risultato dell'andata? E poi se Lazzari ce la farà o se non ce la dovesse fare, se vedremo bene o male quello che abbiamo visto nella ripresa di Genova. No, Manu è in dubbio questa cosa, gli dà fastidio, invece le parole belle di presidente sono sempre bello sentire da parte di tutti gli allenatori, ecco. Poi quando si parla di una impronta di un allenatore, penso che si deve valutare attentamente tutte le cose, ecco, perché il lavoro di allenatore è molto complicato, è basato su tante cose, non solo carattere, ci sono dettagli tattici, c'è un stile di gioco, c'è una mentalità, ecco, quando si fanno analisi, sono analisi devono essere profonde, ecco, perché nella mia carriera io ho visto che tante etichettazioni o tante esagerazioni da una parte o altra, uno è quello, uno è quello, invece io penso che bisogna valutare molto più attentamente tutti gli allenatori quando si fa una descrizione di un allenatore, ecco, perché è così, ecco, io, ecco, questa è una mia espressione, ecco, di questa domanda, ecco. Serve tutto, serve qualità di gioco, serve avere una struttura giusta, serve avere giuste linee di passaggio, serve avere fluidità, serve avere possesso, ma allo stesso momento anche attacco nello spazio, serve avere aggressività su uomo, però anche compattezza, bisogna andare alti, però poi bisogna difendere bassi, bisogna essere concentrati sul pezzo, non devo regalare niente, bisogna tenere questo a lungo termine, 90 minuti, magari anche supplementari, ecco. Ti ho detto 7-8 cose che un allenatore lavora tutti i giorni, perché non è che si lavora su carattere e poi si vince perché si sa carattere, se no qua si scelgono 20 con carattere e giocatori e non si vince niente, ecco. Bisogna avere tutto, poi sai con che cosa alla fine si vince? Con la qualità di giocatori. Perché l'allenatore ti dà una mano, è importante l'allenatore, non dico che non è importante, però se tu non c'hai Felipe che ti dà quella palla là, se non hai Daichi che là, se non c'è in mezzo quella roba bellissima che lo fa Mattias, se non hai posizione giusta, tu puoi lavorare 8 ore al giorno, essere più bravo, però decido sempre i giocatori. Ecco, allora io spero che domani i miei saranno e altri magari un po' meno, ecco. Ci vorrà anche questo. Ha parlato di qualità davanti, servirà però grande attenzione difensiva. La Lazio col Genoa è tornata a non subire reti, si vedono però ancora degli errori più dei singoli che di reparto, soprattutto nei gol che la Lazio ha subito durante questo suo percorso. Cosa sta chiedendo alla difesa e quanto manca per evitare di vedere quel tipo di errore?
Sì, sì, è una bella domanda, è una domanda che l'abbiamo, cioè una cosa che abbiamo analizzato, e poi tu ti metti su lavorare su una certa cosa, poi la ottieni, e ottenendo quella magari perdi un'altra cosa, ecco, allora tu vai su quello, cioè noi andiamo forte, poi dopo nello sviluppo di lavoro aggiungi quella roba là. Qua c'era tanto input di andare forte, di andare su duello che prima era più zona, e andando tanto forte in avanti tu magari un po' perdi di quella roba di andare indietro, di stare solidi quando siamo bassi, e là, e tu allora magari quando ottieni un po' quello dopo aggiungi anche quelli pezzi là, ecco, quello, perché alla fine è difficile ottenere tutto, poi su certe cose magari c'è un po' di più, un po' di meno. Per questo che io dico sempre che non si può avere cioè si lavora sempre, ecco. Più lavori su un aspetto e sei più bravo, però poi dopo meno un po' su altro, ecco. Allora ora bisogna crescere anche su quella roba là, di avere quella solidità quando siamo anche un po' più bassi, di non subire, di stare sul pezzo, di essere concentrati. Quella roba in quale la Juve, per esempio, è un livello ottimo, no? Loro quando sono bassi sono difficili anche per la struttura di fare i gol, no? Si mettono là dietro, loro sono bravi in quello. Torno sulla fase offensiva, perché la Juventus è una squadra che concede poco, non basterà evidentemente fare un gol per passare il turno. La Lazio da sempre, da qualche anno, fa fatica a segnare senza entrare in porta col pallone, cioè c'è la sensazione che i giocatori abbiano voglia di entrare in porta col pallone, si è visto un po' anche con il Genoa. Ecco, come si fa a insegnare questo coraggio? Non vale solo per Castellanos o Immobile, ma per tutta la squadra. Come si fa a convincere qualsiasi interprete che se si attacca in 10, tutti e 10 possono tirare in porta? Grazie. Ma no, ma è una domanda, cioè, mi può spiegare, cioè, quale domanda esatto? Come si fa, come il coraggio di andare a tirare? Il coraggio di andare a tirare, perché c'è la sensazione che si cerchi sempre l'assist e mai il gol. Ma non so, ma è un po' di tipologia anche di giocatore, ecco, perché si insegna coraggio di andare, si lavora su coraggio di andare con tanti giocatori dentro l'area. Poi si lavora su certe situazioni dentro, no? come essere posizionati su cross, su certe cose. Poi ecco, io contro Salernitana ho visto d'altra parte 4 gol, potevamo fare anche altri, ecco, che già quello è. Io ho visto le cose interessanti, e poi a Genova non è facile la creare, perché uno qua, ecco, non ci mettiamo a lavorare, ecco, si lavora tutti i giorni su dettagli, perché poi i dettagli non sono dettagli, ecco. Senta, negli ultimi anni la Lazio ha avuto dei grossi problemi nella fase conclusiva, anche quest'anno calciano in porta meno della Lazio solamente Salernitana ed Empoli. Io credo sia una questione di caratteristiche dei calciatori, mi spiego. I 4 difensori della Lazio, Isai, Pellegrini, Lazzari, Marusic, Cataldi e Rovella non hanno più di un gol a stagione in carriera. Lo stesso Guendouzi, un calciatore che segna poco. Kamada in questo momento gioca più dietro. Felipe partirà e Zaccagni in questo momento non è a disposizione. Io quindi le chiedo di Isaksen. Lei pensa che questo calciatore possa essere un incursore della Lazio di Tudor del futuro? Perché io l'ho sempre visto un po' acerbo, però ecco, si parla spesso di attaccanti, se poi gli incursori non fanno gol diventa un problema. Grazie. No, analisi è giusta quello che ho detto prima parte, risposta al suo collega, che caratteristiche sono importanti quando si fanno le rose, no? Ci sono sempre numeri che noi allenatori ci piace all'inizio della stagione mettere, no? Più o meno quanti gol fanno quelli, e tu già più o meno puoi sapere dove poi è chiaro che è stile di gioco importante, perché se tu hai un stile offensivo numeri possono salire 10-20%. Magari, ecco. Invece Isaks è un giocatore che mi piace, è un ragazzo per bene, un ragazzo con le doti, l'ho fatto giocare un po', poi ora magari qualcuno ha fatto un pochettino meglio, però sta là, si cerca il suo momento, può giocare un po' dietro, un po' sulla fascia, ecco, c'è da crescere un po' dal punto di vista anche della, diciamo, della mentalità, del peso di su certe situazioni, perché Serie A a volte è anche un campionato tosto difficile, dove c'è un po' di fisicità, ecco, bisogna che
si cresce un po' da quel punto di vista. Lui è molto attento, bravo su cose che dico e applica subito in allenamento dettagli. Quello è una dote che mi piace. Vedremo perché poi decidono sempre i giocatori, io dico, sempre i giocatori decidono, perché è impossibile che un allenatore faccia giocare uno che magari è più scarso di un altro, ecco, io la vedo sempre così. Questa è la terza partita da quando è arrivato contro la Juventus. Io le volevo chiedere, nelle due partite precedenti, che cosa ha imparato, nel senso da cosa può trarre vantaggio avendo studiato la Juventus e avendola affrontata? Cioè, quali sono i punti di forza, i punti deboli invece della Juve? È una domanda giusta, però non do risposta. Cosa abbiamo commentato tra di noi nello staff e con la squadra, ecco. Però ecco, due o tre cose sì, dove loro sono stati bravi e noi no. Invece due o tre cose dove noi possiamo anche con la palla noi fare meglio che dove abbiamo fatto, ecco. Però non la posso commentare così perché è una cosa da dentro squadra, ecco. Io le volevo chiedere, mentalmente come si prepara proprio sul singolo una partita del genere? La Lazio deve fare un'impresa, quindi è più facile, diciamo, raccontare a un calciatore o spiegare a un calciatore che deve fare una prova incredibile e magari abbassare la pressione, o dire che ne è capace e forse alzarla un pochino? Ma io penso che i giocatori se la preparano maggior parte da soli, perché motivazione allenatore te la dà, è importante, però poi da solo se tu non capisci non c'è niente, ecco. Io penso che i giocatori gli piace fare questo tipo di gara, le motivazioni sono al massimo. Per me diventa più facile prepararla questa. E si prepara su tutto come sempre, e si mette maggior possibile attenzione di non sbagliare niente, questo è importante. So che non le piace particolarmente parlare del singolo, però Camada quest'estate era il giocatore forse più atteso della sessione di calciomercato, un giocatore che viene da una squadra importante, che ha giocato una finale di Europa League, che ha iniziato anche bene la stagione, anche segnando contro i campioni d'Italia, e poi piano piano non ha più giocato, ha perso la convocazione nazionale e poi si è ritrovato. Ecco, quanto può essere determinante un giocatore come Camada? È una questione soltanto di fiducia, come dice lui, e in che cosa deve ancora lavorare? Grazie. Di Camada abbiamo parlato tanto, anche mi avete chiesto 3-4 volte, poi ho spiegato sempre uguale che un certo stile di gioco per qualche giocatore è meglio, per altro no, qualche allenatore gli piace, altro no. A me mi è successo tante volte che uno allenatore precedente giocava e poi con me magari giocava meno, e sono cose di calcio che succedono tutti i giorni, tutte le squadre, ecco. Non c'è da meravigliarsi né da ecco. È un ragazzo completo, ecco, da di tutte le doti che c'ha, sono tutte a un buon livello, questo è importante, ecco, perché ecco.